Quando vino cicco! Quando vino cicco la questre! Con tutti i piccinini, se volevo fare la fotografia, che scimmie, che tutti! Invece a scimmie era una guida! A scimmie stava per guida! Ricordati! Che non male! Tu sei fiamma scalina, sì. Tu sei come la figlia in bocchina, sì, sì, hai capito? Tu devi reagire, fiamma papà, ti prego, perché non parli? Perché mi fai questa espressione? Fiamma papà, mi guardami negli occhi, puta che stai parlando, che sei sciamunito, papà, fammi un sorriso, fai qualche stai parlando, fai ritare voce, sei sciamunito, non vedi che hai girato, piccerita, come te va a fare la faccia? Vieni, l'ha unciolato. Ma che mi sta dicendo? Io è girata. Pedalero? Sì. Neri, c'è un... Hai purtroppo sei donato. Non l'ho. Ma mentre comato l'italino, non cancia mai. Sì. Lei sembra stessa. Falla girare che ci dobbiamo parlare a sta cosa. Giriti, bedda. Giriti. E basta. Si girava. Fiammo, papà. Riccillo. Fiammo. Tu devi reagire, hai capito? Qua è una questione, manco più di sordi, è una questione di principio. No, perché qua nel auto c'è sempre un principio, chi non ne fotte è a fine. Cioè, proprio non le potevamo difendere. Avanti. Basta, ho capito. Che cosa hai capito? Qui non c'è più posto per me. Mi faccio suora. Tesora, non parare di fare tesora. Suora. Hai capito? Tu devi reagire, capisci? Io avevo una vita, da quando era Nico che combatto contro una atavica miseria. Ma che bella parola, eh? Atavica. Bravo. Usai punto una seccia. E che non sa ciò significato. Non le potessi dire. Tu mi devi dare questa soddisfazione. Ti prego, tu devi lottare contro le avversità. Bravo. Arrizzo di carne. Hai capito, papà? Devi lottare. Tu mi devi dare questa soddisfazione. Tu devi trovare un marito. Lo dobbiamo trovare. Ma che dobbiamo trovare? Il marito c'è. Perché tu? Tu t'amari tu stesso. Ah, sì. Mi dispiace, signor Littieri. No, tu t'amari. No, mi dispiace. No, hai ragione, mio marito, tu t'amari. Io non posso, signor Littieri. Io ora non posso più. Perché? Io ormai aspetto un figlio, signor Littieri. Un figlio di cui io sono il padre. E di cui lui è il figlio. Siamo padre e figlio, perfetti, siamo. Non posso, signor Littieri. Scusa, ma io c'è un caruzio, c'è un zio. Da ancora non si è visto. Signor Littieri, io non posso, lo capisce. Guido Ferrari aspetta un figlio. Un Vellerino, piccolo, con la certezza matematica che è testa rossa, signor Interio! È testa rossa! Ha capito? Io non posso! Già lo sento che mi chiama! Papà! Perché? Papà! E io che faccio? Non ci sento! Che sta sola te manca, già non ci viri! Ci mancasse che non ci sente, il piccerino dice che sto mio figlio della peggio! Certo. E allora? Non te la vuoi sposare? No, signor Littieri, non posso, mi dispiace. Te la maritare. Basta! Non ce la faccio più. Che hai? Non ce la faccio più a combattere con te. Cara! Che cosa sono io? Un combattente! Non ce la faccio più. Che e poi ne esci da camera, vai a televisione e dai a combattere con questa buona cosa. Oh. Hai combattere con Guido Pestroli. Hai combattere con www.lomeo.it.com. Non ce la faccio più a combattere. Non ce la faccio. Signore mio, io mi arrendo. Io mi arrendo alla vita. Non c'è rendo. No, io mi arrendo. Io voglio morire. No, amore mio, non può morire. Gioia, ti dispiace? No, io che non avevo i soldi, un po' da butto. Va bene, Gioia, non ti preoccupare. Vuol dire che mi mettete in dosso a cappino? No, perché pilo non avevo, ma voi che cappino? Ne manco sacco, ma poi non avevo i soldi, manco un po' funerale. E va bene, vorrà dire che allora ce ne andiamo in processione a piedi, a Camposanto, come arrivo da io mi stellasso e moro già. E allora non ha caputo niente, non avevo manco i soldi per fotografia andalate. E va bene, ma un recato che adesso è fuori, ma così non c'è bisogno di andiamo in processione. Io primo, un morto. Io primo, tu l'ultima. Tada! Io primo, io dall'ultima. Signor Littieri! Che cosa c'è? C'ho una soluzione, signor Littieri. Non mi illudere. No, c'ho una soluzione. Parla. Signor Littieri, c'ho una soluzione. Ho trovato la soluzione, signor Littieri. Ho trovato la soluzione. Parla! Allora, lei ha bisogno di una figlia che è incinta. Sì. È giusto? Sì. Che si deve sposare. Sì. Ora, Filomena è incinta. Sì.
io me la devo sposare, lei adotta Filomena e tutto il risotto, no? E come? Come si fa? Ci vogliono i requisiti. Ma è il cattà? Sì, il cattà, con quale sorte il cattà? Ma che ne sa, ce li facciamo prestare? No, i requisiti non si comprano. I requisiti ce li deve avere Filomena. No, signor Letterio, mi scusi. I requisiti ce li deve avere. Mi segua. Per caso Filomena, che è abbandonata? Al momento no. No. Casomai lasciamo un gambagna. Ma buttiamo un gambagna, abbandoniamo un dosciatore e poi andiamo a pigliare. No, prima, deve essere abbandonata prima, che c'entra? Ma da nascita. Alla nascita abbandonata. E allora? No. Non può essere. E allora? Per caso Filomena, che è figlia di Enne? Dalle mie informazioni mi pare che è figlia buttata. Dalle mie informazioni. Tu come ti chiami? Letterio. Io crocifisso. No, è figlia di El Cri. Non può essere. Non mi poteva chiamare Nicola. E io Natascia. A questa era figlia di NN. Signor Letterio, per caso Filomena, che è orfana? E questo io non lo so, è orfana. Che saccio? Non sai niente, sai. Che saccio? Filomena si è orfana. E che vuole dire? Hai pace e mangi, no? No, papà no, la mamma sì. Peccato. Figlia buttana. No, non può essere. La mamma no, se è viva non può essere. Se è viva non può essere. La mamma è viva? Sì, grazie a Dio, sì. Grazie a Dio, ma è vecchia, anziana, sta morendo? No, mezza botta. Mezza botta, ancora secondo campo, chissà, mezza botta. Ma è malata. No, è in salute, in salute. Se è viva non può essere. È mezza botta di età e in salute. Non può essere, se è viva non può essere. Ah, potevamo ammazzare. Ammazzare. Bello. Ammazzare. Mi piace. Ma c'è la galera, signor Letterio. Per soldi si può fare. Ci scacciamo adesso. Ida resta orfana. Poi il pessimo la pigliamo, abbandoniamo la chiana. Così è orfana, abbandonata. C'ha tutti i requisiti. E quindi la adottiamo. Sì. La adottiamo e così abbiamo due figlie. Una di riserva in casa, abbiamo Ida che già è incinta. Certo. Magari che qui Ida fallisse, abbiamo a fiamma. Non sa, ci scriveva. Dove è fiamma? Fiamma! Non è fiamma. Fiamma, mamma! Dove è fiamma? Fiamma! Chi è fiamma? Mi rendo che sciolo! Ma questo è un biglietto! Chissà che cosa ci sarà scritto! Caro papi! Cara mami! Che c'è? Chi sta facendo magari quando scrivi, Falfeto? Ah, me ne vado là dove mi porta il cuore! In questa casa non c'è più posto per me. C'è forse sto muletto, no? No. Ciao. Anzi, addio. Fermato fiamma. Sì, n'è andato. Siamo rovinati. Scappavo. Vabbè, siamo rovinati perché se io a Chino non me la posso adottare, l'unica figlia che hai è fiamma. Certo. Se fiamma se io siamo rovinati. Non sta capendo che siamo rovinati. Con te stai parlando. Parla di qualche cosa, dai un segno di vita. Crocifissa, parla. Minchia!